Ciao a tutti e benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi preferiti di marzo, ovvero quel video in cui vi racconto in modo anche abbastanza rilassato di quelle che sono state le mie cose preferite del mese, che siano libri, film, serie TV, podcast e cose random. Giusto perché mi fa piacere parlarvene, perché magari potrebbero piacere anche a voi. Allora, prima di iniziare con il video, vi ricordo che ci sono vari modi in cui potete, se vi va, se vi piacciono i miei contenuti, sostenere il canale. Basta una semplice iscrizione, un commento, un mi piace, una condivisione dei video, ma se vi va di fare qualcosa di più potete acquistare attraverso il link di affiliazione Amazon, potete fare un regalo al canale sempre attraverso la mia wishlist di Amazon. Comunque trovate tutti i dettagli qui sotto nel box informazioni. Come nel box informazioni trovate anche tutti gli altri miei contatti social, tra cui vi raccomando soprattutto Instagram, perché lì sono attiva giornalmente e tra l'altro possiamo interagire in modo anche più diretto attraverso i DM. Bene, veniamo adesso ai preferiti. Ciancio alle bande, come dicono quelli bravi. Allora, partiamo come al solito dai libri. E diciamo che dal punto di vista delle letture, marzo è stato un mese un po' altalenante, nel senso che ho letto dei libri bellissimi che sicuramente finiranno tra i libri più belli dell'anno. Lo so, è un po' presto per sbilanciarsi, ma me lo sento, e ho letto anche dei titoli che mi hanno un po' delusa, che comunque non mi hanno convinta, quindi molto polarizzata le letture di marzo. E non ho potuto scegliere un solo titolo, perciò ve ne mostro due, ma vi accennerò soltanto due cose perché tanto ne parleremo nel wrap-up che uscirà prossimamente. Allora, il primo è un romanzo di cui si parla molto negli ultimi anni nell'universo Bookstagram e BookTube. È stato infatti di recente ripubblicato, ritradotto da Bompiani. Ed è diventato un romanzo molto popolare perché è un classico moderno, perché è un romanzo stato pubblicato negli anni 50, ma è uno di quei romanzi veramente universali e che difficilmente invecchieranno perché parlano dell'essere umano, della condizione umana, ma soprattutto del conflitto tra bene e male che alberga all'interno di ogni essere umano. E sto parlando della Valle dell'Eden di John Steinbeck. Tutta questa riflessione esistenziale, che è probabilmente il punto di forza di questo romanzo, è accompagnato da due, anzi tre, elementi che rendono questa lettura veramente indimenticabile, preziosa e così affascinante per tutti i lettori. Innanzitutto la scrittura di Steinbeck, che è meravigliosa, evocativa, sa essere incredibilmente epica, ma allo stesso tempo anche molto tenera quando va a sviscerare i rapporti tra i suoi personaggi, i rapporti familiari, i rapporti d'amore, d'amicizia, i rapporti fraterni, i rapporti tra padre e figlio, eccetera. In secondo luogo riesce a creare dei personaggi veramente indimenticabili, sono tutti, non sono molti i personaggi all'interno della Valle dell'Eden, però sono tutti ben caratterizzati, ben strutturati, ma ci sono veramente alcuni personaggi particolarmente carismatici che spiccano sugli altri. Infine, riesce a installare tutto questo in un impianto narrativo veramente solido, ben costruito, non organicamente strutturato, nel senso non è un romanzo con una struttura ben congegnata, curata nei minimi dettagli, con delle simmetrie al suo interno, come poteva essere, che ne so, mi viene in mente così a caso, un romanzo non c'entra nulla, però per intenderci Anna Karenina, che ha una struttura narrativa molto solida, ben incardinata. Ecco, quella di Steinbeck sembra quasi caotica, nonostante questo è un romanzo che è impossibile mettere giù e che vi tiene incollati alle pagine fino alla fine, che alterna momenti di grande tenerezza, come vi dicevo, ma anche momenti di grande sofferenza, di grande drammaticità. È poi uno dei grandi romanzi americani, nel senso che racconta una fetta della storia degli Stati Uniti, particolarmente tra fine 800 e inizio Novecento, in particolare si giunge fino alla Prima Guerra Mondiale. È un romanzo bellissimo di cui ci sarebbe ancora tanto da dire, ma ne riparleremo nel wrap-up. Io l'ho ascoltato su Storytel, letto da Graziano Piazza, e l'audiolibro è stupendo, quindi
Mi stava per cadere un libro, ve lo consiglio tantissimo. Ho dovuto aumentare la velocità di ascolto perché la lettura di Graziano Piazza è molto lenta, però è meravigliosa, è veramente molto bravo, poi riesce a dare un'intonazione diversa ad ogni personaggio, quindi è un libro molto recitato, ecco, quindi se non apprezzate questo tipo di lettura così, non dico enfatica, però proprio attoriale, non ve lo consiglio se preferite una lettura neutra. Io la preferisco, ecco, quando c'ho un po' di interpretazione, perché così si ha la possibilità di apprezzare le doti recitative dei lettori, che spesso sono doppiatori o attori, quindi insomma sanno il fatto loro. Mi fa immergere ancora più profondamente nella storia, mi fa comprendere ancora di più i sentimenti dei personaggi. Però insomma, vabbè, chiudiamo sulla Valle dell'Eden, comunque un romanzo bellissimo. L'altro libro che ho letto, che ho amato, e che penso entrerà a far parte delle letture migliori del 2022 è un saggio, ovvero Il mostruoso femminile di Sadie Doyle. Allora, di questo libro ve ne ho parlato fino allo sfinimento, ve l'ho citato mille volte, alla fine me l'hanno regalato, l'ho letto, l'ho amato. Allora, non è un saggio completamente esaustivo o accuratissimo nei minimi dettagli, è ricco di esempi. Quindi è molto scorrevole da leggere, non è un saggio accademico, è un saggio totalmente divulgativo, ma è splendido, è veramente affascinante, oltre che interessante, nel senso, oltre che trasmettervi delle nozioni e farvi imparare delle cose, è veramente un testo ricco di fascino. La scrittura, poi, come dicevo, è molto scorrevole, spesso ironica, pungente, provocatoria, e quindi questo me lo fa apprezzare ancora di più. Anche di questo ovviamente riparlerò meglio nel wrap-up, ma in poche parole è un saggio che analizza come la mostruosità femminile sia presente nelle narrazioni dell'uomo dalla mitologia in poi, proprio perché la donna è concepita in un'ottica ovviamente strettamente maschile come un qualcosa di diverso e quindi di mostruoso. Questo avviene particolarmente quando abbiamo di fronte delle figure femminili che escono dal recinto in cui il patriarcato le ha rinchiuse, quindi che ne so, ad esempio, una donna che non vuole essere madre, è un qualcosa di inconcepibile, quindi questa donna viene trasformata automaticamente in un mostro. Ma in realtà Sadie Doyle mostra come la femminilità nel suo complesso, inteso come tutto ciò che riguarda il mondo delle donne a livello fisico come a livello psicologico e morale, venga poi alla fin fine concepito come un qualcosa di mostruoso, di inquietante, di misterioso e di spaventoso dal punto di vista maschile, e ciò spinge appunto il patriarcato a isolare le donne, a rinchiuderle all'interno di un recinto, di una serie di regole da rispettare. Ovviamente ve l'ho semplificata ai massimi livelli, ne riparleremo, ma è un saggio veramente bellissimo. Se vi interessano queste tematiche, assolutamente da affrontare. Tra gli esempi esplicativi che l'autrice usa, c'è tanto della filmografia horror, che io personalmente non conosco perché non sono minimamente interessata al genere. Però c'è tanto anche di true crime, quindi di fatti di cronaca, e c'è tanto anche di letteratura. Tra gli altri si citano ad esempio Rebecca, la prima moglie di Daphne du Maurier, o Frankenstein di Mary Shelley, Dracula di Bram Stoker. Quindi insomma è un saggio veramente multidisciplinare, se così vogliamo, e che continuo a consigliarvi moltissimo. Veniamo adesso ai film. Allora, vi ricorderete, per chi l'ha visto, che nel video dei preferiti precedenti, quello di febbraio, vi ho parlato dei Misteri di Wind River, film scritto da Taylor Sheridan, e vi avevo detto che questo autore, questo sceneggiatore, aveva poi scritto altri due film. Nel caso dei Misteri di Wind River era anche regista, nel caso degli altri due film è solo sceneggiature. E vi dicevo appunto che, dato che i Misteri di Wind River mi era piaciuto molto, volevo recuperare anche gli altri due, cosa che effettivamente ho fatto. E infatti a marzo ho visto Hell or High Water e Sicario, entrambi presenti sul catalogo Netflix. E che
Diciamo, mi sono piaciuti entrambi, però uno più dell'altro, e la mia valutazione probabilmente vi stupirà perché tra i due il più popolare è senza dubbio Sicario, ma mi ha decisamente convinta meno rispetto a Hell or High Water. Ma andiamo con ordine. Questa trilogia ovviamente non è legata a personaggi che ritornano a una storia continuativa, sono tre storie diverse, ma sono tutte legate dai temi affrontati. Infatti viene chiamata la trilogia della frontiera, perché Sheridan si propone di raccontare la frontiera americana, ma non come siamo abituati a vederla magari nei vecchi film western, ma bensì la frontiera americana contemporanea. I luoghi di frontiera però ci sono ancora negli Stati Uniti come in tanti altri luoghi del mondo e sono luoghi spesso caotici dove l'autorità statale non arriva o non vuole arrivare e dove effettivamente la legge, la legalità non esiste, non c'è, ci sono altre regole, altre forme in cui gli esseri umani si regolano, ma la legge, quella che noi consideriamo la legge costituzionale, se così vogliamo, è totalmente impotente. E questo è un po', diciamo, il filone che accomuna tutti e tre i film. E talvolta è addirittura dannosa, a dire la verità. Allora, vi parlo prima di Hell or High Water con protagonista Chris Pine, che è forse tra i tre film il più leggero e godibile, anche perché ha tutto un sottotesto molto ironico. Racconta di due fratelli che per salvare il ranch di famiglia che è stato ipotecato e che rischia di essere pignorato dalla banca, decidono appunto di rapinare le banche, quindi come dire, una sorta di Robin Hood moderni, ecco, se così vogliamo. È ambientato in Texas e racconta in pratica proprio il dramma di tanti proprietari terrieri texani che hanno perso o stanno perdendo le loro terre. A un certo punto uno dei personaggi fa questo tipo di metafora, ovvero paragona i conquistatori, i coloni occidentali che sono arrivati in Texas, hanno scacciato i nativi che qui abitavano, hanno rubato loro i territori con il sangue, ha invece le banche, la finanza che sta a sua volta togliendo i terreni e le proprietà ai nuovi conquistatori, però senza neanche spargere una goccia di sangue, perché appunto è tutto legale apparentemente, insomma. A contrastare, ecco, le rapine, il piano malvagio di questi due fratelli, ci sono due ranger, uno molto anziano che è il tipico texano bianco razzista, e invece il suo vice che è un po' più giovane ed è un mix tra messicano e nativo americano. Come dicevo, è molto più leggero degli altri due film perché appunto è molto più ironico, soprattutto gli scambi tra i due ranger fanno molto ridere, sono molto divertenti, ricordano un po' il classico cliché dei due poliziotti che si punzecchiano a vicenda. E mi è piaciuto molto. Non è un capolavoro di film, però è un film molto godibile e ben realizzato. Sicario invece si concentra su un altro tipo di frontiera. Si parla infatti di una agente dell'FBI interpretata da Emily Blunt, che durante un blitz all'interno di una villa, appartenente a un boss del narcotraffico messicano, però una villa che si trova sul territorio degli Stati Uniti, ovvero in Arizona, scopre insieme alla sua squadra una serie di cadaveri nascosti dentro le pareti di questa casa. Da qui viene poi contattata da una speciale task force che si occupa proprio di dare la caccia a questo narcotrafficante, per appunto unirsi a loro e aiutarli nel catturare quest'uomo per incastrarlo, ecco. È una task force molto particolare e che lavora a cavallo tra appunto il confine tra Stati Uniti e Messico ed è un po', anzi decisamente al limite della legalità, utilizza dei sistemi che la nostra protagonista, che invece è un'idealista ed è molto legata alle procedure e alla legge nella sua concezione più alta e idealizzata, non riesce bene a comprendere. Ma tuttavia, come vi dicevo, nei luoghi di frontiera la legge non arriva.
non può arrivare, non può fare nulla e quindi la si deve aggirare se si vuole cambiare qualcosa, se si vuole agire, se si vuole incidere. Questo film è stato girato da Denis Villeneuve, regista che io apprezzo molto, è regista di Dune, è regista di quell'altro film bellissimo, si chiamava Alien, mi pare, quello degli alieni tentacolosi. Che descrizione accurata. Comunque, il film, registicamente parlando, cioè tecnicamente parlando, è fatto molto bene. Magari ha dei cali di ritmo a livello di sceneggiatura, di intreccio, però nel complesso è molto ben costruito. Noi ci identifichiamo con la protagonista, che è all'oscuro di tutto, che si trova in un posto, in un luogo estraneo, totalmente alieno da quello a cui lei è abituata e non sa che cosa le sta succedendo finché non le succede. E quindi in questo senso è costruito molto bene. Tanto è vero che il titolo del film, Sicario, si spiega soltanto alla fine del film. Tuttavia, questo film secondo me ha un problema, che è proprio la scrittura della protagonista. Allora, in generale, secondo me, Taylor Sheridan non è molto capace di scrivere personaggi femminili, però nei misteri di Wind River su questa cosa si poteva sorvolare perché la protagonista è sì totalmente imbranata, però è anche presentata come un'agente molto giovane, alle prime armi, totalmente spaesata. Invece qua il personaggio interpretato da Emily Blunt è presentato come un'agente estremamente competente, preparata, con grande esperienza, ma viene trattata dai colleghi e dal film come un'inetta totale, è totalmente passiva, non prende mai una sola iniziativa e quando lo fa, nonostante gli venga detto di non farlo, sbaglia, fa degli errori clamorosi, le poche volte in cui decide di agire autonomamente, viene continuamente usata dai suoi colleghi maschi a sua insaputa anche come esca sessuale, potrei dire, mettendo poi a rischio la sua vita, e quindi sì. Se da una parte questo sottolinea anche il sessismo che regna, ecco, in contesti come quelli militari, polizieschi, eccetera, dall'altra però ne emerge un personaggio molto indebolito, poco incisivo. Io capisco che il loro intento era da una parte quello di ribaltare lo stereotipo della strong female character che di solito si trova nei film thriller, nei film d'azione, cioè quel personaggio femminile che è incarnato da una donna ma in realtà è in tutto e per tutto un uomo, e dall'altra si voleva appunto far identificare lo spettatore con lei, che quindi doveva essere definita come, come dicevo, all'oscuro di tutto, non capendo bene che cosa le sta succedendo intorno. Però, e dall'altra parte lei rappresenta in qualche modo anche la legge che in questo luogo di frontiera così brutale e selvaggio è totalmente impotente, ma addirittura dannosa in certi casi, perché seguire le procedure in questo contesto vuol dire certe volte compromettere la riuscita dell'operazione. Però ciò non toglie che il personaggio sia estremamente debole e non a caso è stato scelto una donna per interpretarlo. Quindi il film non è brutto, però c'è questo problema, cioè che la protagonista è il classico stereotipo della donna inattiva, passiva, che viene trascinata dagli eventi e che gli uomini usano per i loro scopi. Cioè io, questa è la mia chiave di lettura, almeno se voi avete un parere diverso scrivetemelo qui sotto nei commenti. Mi sono dilungata un sacco, ma ci tenevo a dirvi due parole appunto su questi due film. Poi sono stata anche al cinema e ho visto The Batman. In realtà l'ho visto il 1º d'aprile, proprio all'ultimo momento possibile, perché penso che poi sia stato tolto dalla programmazione in sala, ma per una serie di coincidenze ho dovuto rimandare e rimandare, però alla fine l'ho visto. E vi dirò che sono soddisfatta. Io non sono una grande fan della DC, non sono una grande fan di Batman, non ho visto tutti i film di Batman che sono stati fatti, ho visto quelli di Nolan, forse neanche tutti, non ho visto i Batman, quelli, i film con Batman, quello di Ben Affleck, perché non sopporto Ben Affleck e poi perché tutti mi hanno detto che sono orrendi, però insomma ero un po' curiosa di vedere questa versione di Batman con Edward Pattinson, anche perché insomma ne avevo ricevuto dei pareri molto positivi. Allora, innanzitutto vi consiglio di recuperare il video che mi ha fatto Violetta Rox, perché come al solito è super interessante ed esaustivo. Io vi dirò in breve la mia impressione. Il film mi è piaciuto,
un po' lungo, cioè dura 3 ore e si sentono, si poteva asciugare un po' qua e là, secondo me, e renderlo più ritmato e meno pesante, soprattutto nella seconda parte. Però mi è piaciuto molto, ho trovato un Batman inedito, molto umano e fragile, molto anche giovane rispetto alla classica rappresentazione di Batman che abbiamo, e l'ho trovato un film, pur sempre nel contesto dei film sui supereroi, anche piuttosto introspettivo nei confronti del personaggio di Batman. Si va ad affrontare tutta la sua fragilità, il rapporto con i genitori morti, la sua missione di vendetta. È un personaggio anche molto insicuro e talvolta anche fisicamente insicuro, nel senso che lo vediamo scivolare e cadere rovinosamente all'interno del film. E questo l'ho apprezzato molto perché è una rappresentazione di Batman inedita, ma non per questo debole. Anzi, lo rende molto più umano, molto più vicino agli spettatori. Ho apprezzato molto anche il fatto che il film fosse costruito su un'indagine e quindi che non fosse il classico film di supereroi in cui il cattivo è chiaro chi è e lo andiamo a prendere, lo andiamo a picchiare. No, in questo caso c'è tutto un processo di indagine, ci sono degli indovinelli da risolvere. Anche questo l'ho apprezzato molto. Il personaggio di Catwoman forse è un po' accessorio, nel senso che non dà grande contributo alla narrazione vera e propria, cioè che lei sia lì o che non ci sia cambia veramente poco ai fini della trama, però comunque nel complesso l'ho apprezzato. Non mi dilungo oltre perché non voglio fare un video dei preferiti che dura 40 minuti, comunque se avete occasione recuperate questo film e se l'avete visto fatemi sapere se vi è piaciuto. Io l'ho apprezzato in generale molto, anche la colonna sonora mi è piaciuta. Mi stavo dimenticando, perché la mia memoria un colabrodo, meno male che ho gli appunti qui sotto mano, che in realtà sono stata al cinema a marzo anche per vedere Belfast di Kenneth Branagh, film che è stato candidato e poi ha vinto anche qualche Oscar, almeno uno credo per la sceneggiatura, e che mi è piaciuto abbastanza. È un film autobiografico che racconta l'infanzia, molto romanticizzata se devo dire, del regista, che infatti è cresciuto, è nato e cresciuto a Belfast, ma poi di trasferirsi in Inghilterra. È un po' un atto d'amore di Kenneth Branagh nei confronti della sua città, che lui ha vissuto in un momento estremamente travagliato, perché era il momento in cui la città era attraversata da grandi conflitti tra protestanti e cattolici, conflitti spesso anche armati, quindi era una città ricca di disordini, di diffidenze, di discriminazioni. Ma lui racconta tutto questo attraverso gli occhi di un bambino, che poi è lui, insomma, lui bambino, e quindi tutto ciò assume come dire, un'ottica più romanticizzata, più soffusa e meno violenta, nonostante poi le scene di violenza ci siano, anche se non così esplicite. Racconta la sua storia familiare, i suoi genitori separati dal fatto che il padre deve lavorare in Inghilterra, quindi è spesso via di casa, la madre. Tra l'altro interpretata da Catriona Belf, che forse qualcuno conoscerà per Outlander, che si sobbarca, insomma, l'onere di tutta la famiglia, i debiti, il rapporto molto stretto con i due nonni, che sono forse le figure più tenere e più carismatiche del film. E quindi, non lo so, non è un film indimenticabile, secondo me, però è un bel film nel complesso. L'autore ha scelto di girarlo in bianco e nero, secondo me una scelta un po' superflua, però, insomma, vabbè, io non mi intendo di regia di queste cose, quindi insomma, vabbè, fate voi. Comunque, se vi capita l'occasione, è un film da recuperare, secondo me. Ritmo molto lento, come ci si può immaginare, ma alla fine è la storia di una famiglia e anche di una città. Bene, passiamo adesso alle serie TV. Allora, innanzitutto a marzo ho visto Marvelous Mrs. Maisel su Prime Video, la quarta stagione.
A me questa serie piace molto, non è una delle mie serie preferite in assoluto, ma la trovo estremamente divertente e nel corso della storia mi sono affezionata tantissimo ai personaggi, cioè io ho cominciato a vedere la prima stagione, li odiavo praticamente tutti, sono arrivata alla quarta stagione che li adoro tantissimo tutti quanti con le loro bizzarrie, le loro particolarità, perché sono personaggi molto strampalati, ecco, è una serie dal tenore prevalentemente comico, ma ovviamente ci sono anche delle parti più drammatiche. Racconta la storia di Miriam Maisel, una donna che viene all'inizio della storia lasciata dal marito che la tradisce con la sua segretaria. Lei si ubriaca, entra in un locale e si mette a improvvisare un monologo di stand-up comedy, se così vogliamo. E una donna che gestisce appunto questo locale nota subito la bravura, il talento di Miriam, e da qui inizia il suo tentativo di diventare una comica donna, però negli anni 60. Quindi un qualcosa di inedito, soprattutto perché Miriam è, diciamo, una persona senza peli sulla lingua e che vuole affrontare argomenti che erano considerati in generale inappropriati, ma soprattutto per una donna, e spesso e volentieri viene arrestata per insulto al pudore. In più, Miriam è un personaggio straordinario, secondo me, perché è molto ben caratterizzato. Poi è una donna che ha anche molti difetti, per esempio, è estremamente irascibile, è maniacale nella cura del suo aspetto, ma è anche una donna estremamente coraggiosa, intelligente, brillante e molto molto divertente. E che aveva sposato un marito che evidentemente non era alla sua altezza, e uno dei motivi per cui il loro matrimonio naufraga è proprio per questo, cioè Joel, suo marito, non riesce ad accettare che sua moglie gli sia superiore in intelligenza, in umorismo, eccetera, eccetera. Poi in realtà la storia è molto più corale perché si raccontano anche le vicende dei genitori di Miriam, dei suoceri, eccetera, eccetera. Però è una bella serie, è una serie mediamente leggera, ma che porta con sé tutta una serie di tematiche legate all'emancipazione femminile da non sottovalutare. L'unico problema di questa serie e di questa quarta stagione in particolare è che non ha un intreccio forte, nel senso che guardando i vari episodi si ha l'impressione che questa serie non vada a parare da nessuna parte. E ripeto, è un po' tipico di tutte le stagioni, ma in particolare di questa quarta. Cioè, guardando i vari episodi, sì, sono divertenti, sono rilassanti, ormai sei affezionato ai personaggi, vuoi sapere cosa gli succede. Però manca un po' quell'appeal, manca un po' un intreccio forte che ti spinge ad andare avanti. Sembra un po' che le cose accadano in maniera casuale. Poi la chiave di lettura ci viene data, che spiega un po' tutta la progressione, ci viene data nell'ultimo episodio. Però, insomma, è un po' fragile narrativamente parlando da questo punto di vista. Però nel complesso è una serie che io apprezzo sempre tanto. Ma veniamo alla scoperta del mese, quella che probabilmente finirà nella top delle serie TV più belle che io ho visto nel 2022. Ovvero Succession, serie dell'HBO che trovate disponibile su Sky o su Now. Io la sto guardando su Now, ho appena concluso la prima stagione, ne ho altre due da vedere, ed è una serie incredibile. Non c'è bisogno che ve lo dica io, nel senso che nel corso del tempo ha vinto un sacco di premi, sia premi agli attori che premi alla serie, è stata candidata più volte agli Emmy, e è una serie veramente straordinaria, curata nei minimi dettagli, come solo all'HBO sanno fare. Se non sbaglio, è prodotta da McKay, che è il regista della grande scommessa di Don't Look Up e di Vice. È una serie estremamente cinica e ricca di battute a bruciapelo, di umorismo nero, è politicamente scorretta ai massimi e racconta la storia e i conflitti di una famiglia, la famiglia Roy, che è una famiglia di straricconi di New York che ha il cui
capo patriarca, se così vogliamo, Logan Roy, ha fondato attraverso, diciamo, il controllo di una grandissima azienda multimediale, per cui loro possiedono televisioni e giornali. Però poi il suo business si è espanso in tanti campi, per cui hanno anche delle crociere, hanno dei parchi divertimenti, quindi insomma un impero vastissimo e, come potete immaginare, ricchissimo. Questo impero però si trova ad affrontare un periodo di crisi, non soltanto perché i giornali e le televisioni nella nuova era digitale sono inevitabilmente in crisi, perché se un tempo avevano il monopolio dell'informazione, ora non è più così con internet. Dall'altra, la crisi è innescata anche dal patriarca Logan Roy, che ha ormai 80 anni, comincia a mostrare delle fragilità a livello fisico e psicologico, ma soprattutto è rimasto ancorato a un modello di business antiquato, per cui lui vuole continuare ad investire nel mondo della televisione, non rendendosi conto che la televisione sta pian piano, ma anche non così piano, declinando. Quindi abbiamo i suoi figli che d'altra parte cercano in tutti i modi di succedergli, da qua il titolo della serie. Vogliono prendere il suo posto e vengono continuamente ingannati da quest'uomo che è un classico narcisista, egoista, totalmente anaffettivo, un bastardo di livelli incredibili. Scusatemi il francesismo, ma è così. Non che i suoi figli siano da meno, ma lui è sicuramente il peggiore, che a rotazione convince uno di loro che sarà lui a prendere in mano i redini dell'azienda e poi immancabilmente li frega. E tutti loro ne risentono in modo diverso. Il mio personaggio preferito è, che poi è il protagonista in realtà della serie, nonostante comunque sia una serie familiare, quindi si affrontano le storie di tutti i personaggi, ma quello a cui viene dato più spazio in effetti è Kendall, che è il primogenito di Logan Roy, e che è quello che per primo viene fregato, perché lui era il successore designato, ma suo padre fin all'inizio del primo episodio si rimangia questa cosa dicendo: no, no, ma io non mollo niente, ci sto io, che problema c'è? E Kendall va profondamente in crisi. È un personaggio molto ben scritto, un personaggio che vorrebbe disperatamente, ricerca l'approvazione del padre, come anche i suoi fratelli, ma forse lui anche più di tutti gli altri. La ricerca anche tentando di pugnalare alle spalle suo padre pur di dimostrare che lui è più forte, è più bravo e quindi in qualche modo ricerca la sua ammirazione anche in senso tossico, se così vogliamo, anche in senso distruttivo, però è impossibile ottenere affetto, approvazione, ammirazione da un uomo del genere e questo lo distrugge sempre di più. L'attore che lo interpreta, Jeremy Strong, che è un attore non così famoso, credo che appunto sia diventato particolarmente famoso grazie a questa serie, è bravissimo, è veramente incredibile. Infatti ha vinto l'Emmy, se non sbaglio, proprio nel 2021. Mi fermo qua, anche se potrei andare avanti per ore, perché è una serie che veramente mi ha conquistata. Sono totalmente drogata di questa serie e sto cercando di centellinarla perché mi mancano soltanto meno di 2 stagioni e non la voglio finire, perché poi è un dramma, perché c'è da aspettare per la quarta, quindi non ce la posso fare, però mi trattengo. Passiamo adesso agli ascolti. Cominciamo con la musica, e come sempre sarà una categoria molto breve. Sapete, io sono molto abitudinaria dal punto di vista degli ascolti, ma ho ascoltato tantissimo gli Imagine Dragons, che più passa il tempo più mi conquistano, in particolare Radioactive e Bones. Bones è la colonna sonora dell'ultimo trailer uscito di The Boys, che è una serie che io aspetto come il Natale e la Pasqua messi insieme e che uscirà, credo, a giugno o a luglio. Il trailer è, non so nemmeno come definirlo, e la musica scelta, appunto, Bones degli Imagine Dragons, è perfetta e io non ho fatto altro che ascoltarla. Ho poi ascoltato parecchio anche Sabrina Carpenter, qui siamo in genere pop, e in particolare il suo pezzo Thumbs, che ho scoperto grazie a TikTok.
In particolare a una content creator del quale adesso non ricordo esattamente il nome, quindi prima di dire una castroneria ve la lascio qui sotto nel box informazioni, ma è una content creator appunto che si occupa principalmente di tematiche femministe legate all'inclusività, all'attivismo, veramente molto brava, molto interessanti i suoi video e usa spesso questa canzone appunto per i suoi TikTok e niente, mi è entrata in testa, adesso l'ascolto a nastro. Passando invece ai podcast, ho ascoltato, anche se ancora non l'ho concluso, La presa del potere che trovate su Rai Play Sound, l'applicazione gratuita della radio della Rai, sembra un po' scioglilingua. È un podcast creato in collaborazione con La Terza. In pratica ci trovate la registrazione di 10 lezioni che vari storici hanno tenuto in alcuni teatri italiani, purtroppo nel periodo in cui i teatri erano chiusi. È un ciclo di lezioni storiche che La Terza ripropone ogni anno. E in particolare quelle di questo specifico podcast hanno come tema centrale ovviamente la presa del potere. L'arco storico seguito è amplissimo, si va dalla mitologia, la prima lezione infatti su Zeus e sulla sua presa del potere, arrivando fino a Castro. Tra quegli intervenuti c'è ovviamente anche Alessandro Barbero che fa una lezione molto molto interessante su Guelfi e Ghibellini, ma in generale sono tutte lezioni interessantissime, l'unica che ho trovato un po' deludente è quella sua Agrippina, però per ora tutte quelle che ho ascoltato, ne ho ascoltate la metà, sono molto molto interessanti, hanno la durata di circa un'ora e ve le consiglio tantissimo perché veramente si affrontano periodi storici e eventi molto distanti fra loro. Per esempio l'ultimo che ho ascoltato parlava della presa di Costantinopoli da parte del sultano Mohammed II. La luce naturale ci sta abbandonando, quindi cercherò di chiudere velocemente il video, ma in realtà siamo arrivati all'ultima categoria, la categoria ovvero beauty, skincare, make-up, eccetera, ma ci aggiungeremo una categoria oggetti random. Allora, per quanto riguarda la categoria beauty, vi suggerisco una crema per le mani di Kiehl's che io possiedo in questa mini taglia. In questo momento in casa mia ci sono un sacco di mini taglie di Kiehl's, non vi sto a spiegare perché, ma è un brand che io adoro. È molto costoso, ma i suoi prodotti sono indubbiamente di altissima qualità, quindi ci sta che ne vedrete diversi nel corso dei vari video dei preferiti. Ovviamente non sono prodotti sponsorizzati, li ho comprati con i miei soldini, però insomma, visto che mi sono trovata bene, ve lo consiglio. Questa qui è la Ultimate. Non ci vedo senza occhiali. Ultimate Strength Hand Salve di Kiehl's, appunto. Vi lascerò il link ovviamente nel box informazioni. È una crema mani molto corposa che io non pensavo che avrei mai usato fino all'anno prossimo perché stavo pensando, vabbè, siamo a febbraio quando appunto l'ho acquistata. Ora aumenteranno le temperature, facevo già quasi 30 gradi e quindi non la userò mai, la terrò per l'inverno. In realtà è tornato il freddo e quindi le mie mani erano super screpolate anche perché dall'inizio della pandemia in poi, non so se capita anche a voi, ma mi lavo le mani sempre più spesso e ho la pelle molto delicata e che si secca facilmente, quindi è tutto un continuo applicare la crema e questa è ottima, ha anche un profumo buonissimo, un po' mentolato. Passiamo e concludiamo con gli oggetti random e vi consiglio una borraccia. Ebbene sì, eccola qua, adesso la vedete vuota perché l'ho appena ripulita, ma in realtà di solito è piena d'acqua, io me la tengo sulla scrivania e cerco di bere il più possibile. È una borraccia da 1 litro e qui avete il track per tenere conto di quanto bevete nel corso della giornata, ma soprattutto per assumere liquidi in modo graduale. Ovviamente, essendo da 1 litro, avete il track per la mattina dalle 7 all'1 e il track per il pomeriggio dalle 2 alle 7 di sera. Di qua avete anche la metratura, insomma, non so più che cosa sto dicendo, insomma, vi segna i litri, ecco, i millilitri, insomma. Avete
Abbiate pietà di me. È una borraccia sportiva, quindi è comodissima anche per essere portata in giro, in palestra, quando fate sport, eccetera. Come vedete, ha anche qui il laccino per portarla in giro. Ha anche il filtro, perché se volete metterci dentro dei frullati o frutta o succhi di frutta, eccetera, ha il filtro a maglie abbastanza larghe, per cui vi rimane, ecco, potete in qualche modo filtrare mentre mettete il succo qui dentro. Io personalmente non lo uso perché la uso soltanto per l'acqua. È molto comoda perché ha l'apertura con il bottone, ma ha anche la sicura, per cui la potete fermare e non si apre in nessun modo, e soprattutto ha il tappo che si svita e quindi è molto facile anche da ripulire all'interno. Adoro questo colore blu, che non so quanto si vedrà con la ring light, la poca luce, eccetera, e niente, è comodissima, io non potrei più farne a meno. L'ho comprata principalmente perché io tenevo sempre il bicchiere d'acqua classico sul comodino la sera e sulla scrivania durante il giorno. Il problema è che continuavo a rovesciarlo, mettendo a rischio il mio PC e i libri che tengo sulla scrivania, e mettendo a rischio anche me stessa, perché se il bicchiere lo rompo con un colpo di mano, i vetri mi infilano da tutte le parti. Quindi, onde evitare di distruggere tutta la cristalleria di casa, cosa della quale penso mia madre sia molto grata, e di allagare la scrivania ogni due giorni, ho deciso di acquistare una borraccia, con anche il tentativo di bere in modo costante e mantenere almeno questi 2 litri al giorno, perché comunque, insomma, devo bere. Tutti dovremmo, ma insomma io in particolare, per motivi di salute, mi è stato consigliato di bere almeno 2 litri d'acqua al giorno. Detto questo, video finito. Ovviamente vi lascio il link sia alla crema mani di Kiehl's che alla borraccia su Amazon, sono link affiliati, quindi se acquistate attraverso quei link a me arriva una piccolissima commissione. Chiudiamo il video, per cui sa che vi ho ammorbato abbastanza. Io vi ringrazio per avermi seguito fino alla fine e noi ci vediamo nel prossimo video.